Nel Vangelo di oggi, preso da Luca al capitolo primo, dal versetto 26 e seguenti, leggiamo: «Rallegrati, piena di grazia, il Signore è con te». Vorrei che la nostra attenzione si fermasse su una parola detta dall'angelo Gabriele a Maria: «Rallegrati, piena di grazia», cioè sii nella gioia, gioisci. L'angelo invita Maria ad essere nella gioia per l'arrivo del suo Salvatore. È una storia meravigliosa. Maria di Nazareth viene raggiunta perché Dio vuole arrivare a noi come arriva ogni uomo, vuole trovare rifugio e accoglienza in un grembo materno. Dopo un iniziale comprensibile smarrimento, come leggiamo nel Vangelo, ella rimase turbata e si domandava che senso avesse un saluto come questo. Maria, rassicurata dall'angelo, riceve le indicazioni. Ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Lei, che era promessa sposa a Giuseppe, fa notare che ancora non andava a viverci insieme. Com'è possibile? Non conosco uomo. Allora l'angelo le indica il percorso di Dio in suo favore. Lo Spirito Santo scenderà su di te, su te stenderà la sua ombra la potenza dell'Altissimo, colui che nascerà sarà dunque santo e chiamato figlio dell'Altissimo. Maria dice sì a Dio, diventa il grembo di Dio, perché a Dio nulla è impossibile. Ecco l'insegnamento per noi e la certezza che ognuno di noi deve in qualche modo essere grembo di Dio, accoglierlo con la fede nella nostra vita, nella nostra storia, avere fiducia in Lui, abbandonarci a Lui. Chi accoglie Dio è nella gioia. In questo tempo di preparazione al Natale, nello sfrenato consumismo, molti cercano la felicità nelle cose, ma non trovano la gioia. Trovano brandelli di felicità che danno facili illusioni e poi grandi delusioni. La gioia non viene dalle cose, ma è spirituale. Viene dalla consapevolezza di sentirsi amati da Dio a tal punto che Egli si fa uomo. Questi giorni di preparazione al Natale, invece di dissiparli nelle distrazioni e nelle banalità, impieghiamoli e impegniamoli per ritrovare la gioia che nasce da un cuore sereno, aperto ed accogliente. Accogliere Dio, questo genererà in noi una novità, porterà gocce di amore, parole di luce, atti di bontà. Ci accorgeremo di dare inizio a un fiume di gioia e di bene che inonda il nostro fecondo vivere quotidiano. A tutti auguro una serena e buona giornata nella pace del Signore.